Bravissimi poracci che avete riconosciuto uno dei capitoli più bassi raggiunti dal doppiaggio in italiano nei videogiochi. Duke Luke è stato una scheggia, ma tra quelli che meglio hanno saputo interpretare la tracchia di solo risposte sbagliate ci sono Grimm e Simone, che hanno tirato fuori due capolavori. E a proposito di capolavori, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ancor prima che escano. Sarà una puntata ricchissima, questo è Poro ma sicuro. Andremo a togliere gli ultimi dubbi sulla versione per Switch della GTA Trilogy. Parleremo di un avvenimento importante per quanto riguarda PlayStation 5 e anche degli ottimi risultati di Forza Horizon 5. Nintendo, Sony e Microsoft, alla faccia della console war. Se volete supportarmi nella realizzazione di questi video e anche nella conquista non violenta di YouTube Italia, sapete cosa fare. Basta che lasciate un like e vi iscrivete al canale attivando la campanella delle notifiche. Poi in descrizione trovate il link al Patreon, il Patreon dei Poracci, nel caso aveste intenzione di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Grazie, vi voglio bene e iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Sono uscite le prime recensioni di Voice of Cards e quel mattacchione di Yoko Taro sembra aver tirato fuori un altro giocone con la G maiuscola e anche tutte le altre lettere. Il genio creativo responsabile di Nier questa volta ha confezionato un'opera ancora più fuori dagli schemi. Si tratta di un JRPG dall'impianto classico, rivisto però attraverso l'estetica di un gioco di carte. Non è di certo un titolo rivoluzionario, ma a quanto pare è estremamente affascinante nelle sue premesse e nell'art style, tanto da aver convinto la maggioranza dei recensori. È difficile spiegare in breve un esperimento del genere, quindi, se vi incuriosisce, vi consiglio di provare la demo disponibile sull'eShop. Parliamo ora di qualche crossover fuori di testa. Il primo è ufficiale. Monster Hunter Rise continuerà con la sua serie di collaborazioni a dir poco eccentriche e questa volta sarà il turno di Sonic, popolarissima mascotte Sega ed ex rivale di Mario. Ancora non ci sono immagini di questa incursione, ma Capcom ha confermato che l'evento si terrà entro la fine del mese. Si tratterà della prima collaborazione con un brand non Capcom per Rise, ma non della prima volta che Sonic sarà presente all'interno della serie, visto che era già stato omaggiato in Monster Hunter Ultimate 4. Invece, grazie al data mining, possiamo sapere con largo anticipo che l'ultimo Call of Duty, Vanguard, ospiterà prima o poi qualcosa proveniente dall'universo narrativo di Attack on Titan. Nelle linee di codice di gioco sono stati trovati dei riferimenti agli operatori, ovvero i personaggi selezionabili, con stringhe che riportano la dicitura AOT Titan, Sword Titan, e anche dei possibili riferimenti a una nuova arma corpo a corpo chiamata Swords e Swords Titan. Una collaborazione random, ma estremamente affascinante. E per chiudere, una pessima notizia per i fan di Metal Gear Solid. Konami ha annunciato di aver ritirato da tutti gli store digitali Metal Gear Solid 2, 3 e tutte le raccolte in cui sono presenti. Questo a causa di alcuni problemi di licenza. I due giochi infatti utilizzano al loro interno dei filmati di footage i cui diritti di utilizzo sono scaduti. Konami, in attesa di rinnovare le licenze, ha ritenuto necessario far sparire tutti questi Metal Gear dalla circolazione. Speriamo che il problema si risolva al più presto. Questo però è solo uno dei tanti svantaggi dell'acquisto in digitale. Non dimentichiamoci mai che da un giorno all'altro un qualsiasi titolo può sparire per sempre dalla vendita. Ma passiamo alle notizie del giorno. Ormai ci siamo. Siamo a un passo dall'uscita della GTA Trilogy e prometto che fra poco smetterò di parlarne come se fosse un'ossessione. Ma non ci posso fare niente perché sono troppo in hype per questo gioco e dovreste esserlo anche voi. Comunque sono usciti i primi screen ufficiali della versione per Switch e devo dire che mi aspettavo molto di peggio. Rockstar ha infatti pubblicato sul sito ufficiale alcuni screenshot della versione Switch della Trilogy. È innegabile che siamo lontani da quanto visto nel trailer ufficiale e sicuramente le versioni per console casalinghe e PC avranno tutto un altro livello di dettaglio. In particolare su Switch è possibile notare texture a risoluzione più bassa e numerosi effetti di illuminazione mancanti, però nel complesso sembra una conversione studiata a puntino per adattarsi al meglio alle caratteristiche hardware della console ibrida. A me della qualità delle texture interessa relativamente, ma sarà fondamentale vedere come gira il titolo su Switch. Spero vivamente che Rockstar abbia trovato il giusto compromesso per garantire una fluidità di gioco eccellente anche in modalità handheld. L'idea di poter giocare in portabilità tre titoli così importanti su una console Nintendo per giunta mi fa tranquillamente passare sopra a qualsiasi downgrade grafico. Voi cosa ne pensate, poracci? Dove vi giocherete la GTA Trilogy? Dalle parti di Sony, invece, c'è aria di tempesta. Fail Overflow, noto collettivo di hacker,
famoso per essere stato il primo a bucare i sistemi antipirateria di PlayStation 3, ha preso di mira PS5 e, a quanto pare, è a un passo dal bucare la console. Il gruppo di hacker ha esordito con un criptico post su Twitter annunciando che un altro mangia la polvere, per poi chiarificare in un successivo post. FailOverflow è riuscito ad ottenere le root keys di PS5 tramite hacking del software e senza alcuna modifica all'hardware. Ottenere le root keys simmetriche della console è il primo importantissimo passo per poter decifrare i file interni di PS5 e anche il firmware. Questo significa che sono state poste le basi per scovare falle nel codice della piattaforma ed essere in grado di arrivare al jailbreak della console, ovvero la possibilità di eseguire codice non autorizzato. Sì, è il primo passo per custom firmware, pirateria e chi più ne ha ne metta. Contemporaneamente un altro hacker è riuscito ad accedere al menu di debug della console, ma Andy Nguyen ha anche affermato di non voler svelare il procedimento utilizzato. Ripeto, questo non significa che da domani sarà possibile utilizzare il software non ufficiale su PlayStation, ma probabilmente Sony farà di tutto per porre rimedio a questa situazione. E chissà se questi exploit utilizzati oggi dagli hacker verranno eliminati con versioni future della console. Questo potrebbe far schizzare i prezzi delle attuali PS5 in circolazione ancora più in alto, un po' come accade con le prime Switch del 2017. Vi immaginate un ulteriore rincaro alle PlayStation 5? Ce n'è proprio bisogno. E chiudiamo poracci con una bella notizia riguardante il mondo Microsoft. Abbiamo già parlato di come Forza Horizon 5 sia stato acclamato dalla critica a livello mondiale, collezionando votoni ovunque. Ma l'ultima fatica di Playground Games ha conquistato anche il pubblico, con vendite record ancor prima dell'uscita ufficiale. Forza Horizon 5 debutterà domani, 9 novembre, e sarà disponibile su Game Pass dal day one. Consultando però la classifica della Hall of Fame interna al gioco, che mette a confronto le statistiche di tutti gli utenti, risulta che circa 800.000 utenti tra console e PC stanno già giocando attivamente al racing game. Com'è possibile? Beh, perché la Premium Edition di Forza Horizon, venduta a quasi 100 euro, tra i vari bonus prevede anche l'accesso anticipato al titolo. Questa versione può essere acquistata dagli abbonati al Game Pass a meno della metà del prezzo, 45 euro, ma questo significa che il titolo ha già incassato tra i 36 e i 79 milioni di euro prima ancora del lancio ufficiale. Un esordio a dir poco promettente, si tratta anche del gioco più venduto su Steam in questi giorni, che potrebbe concretizzarsi domani in un vero e proprio boom di utenti attivi al day one. Insomma, bene per Playground Games, che sembra aver tirato fuori un vero e proprio capolavoro di tecnica e di gameplay, ma anche complimenti a Microsoft, che ha dimostrato come il modello commerciale del Game Pass non equivalga automaticamente a annullare le vendite di un titolo perché offerto gratuitamente in un servizio in abbonamento. Voi ve lo sareste aspettato, un risultato del genere, per Forza Horizon 5? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Jail, Michele Breck, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! E guardi, oh!